Dagli autori della stagione dei Gusci di Noce, Ilario Blanchetti e Andri Verga, arriva Voci del Cuore, Amerigo Guglielmo, il coro baiolese, una produzione tutta canavesana che parla della nostra storia e delle nostre radici. Dopo l'anteprima dedicata ai media, tenutasi lo scorso giovedì, venerdì 6 dicembre alle 21, presso l'Anfiteatro di Montalto d'Ora, verrà presentato ufficialmente l'intero lavoro. Durante la serata si esibirà il coro baiolese al completo. Voci del Cuore è un prodotto unico, comprensivo di libro, DVD e CD audio, contenenti i racconti di Amerigo Guglielmo, i testi dei canti della gente, così come sono stati tramandati oralmente, e che ora sono riproposti dal coro baiolese. Foto di personaggi, case, luoghi e paesaggi. Il lavoro nuovo è nato proprio dall'idea che abbiamo avuto io e Andri di iniziare una collaborazione intanto con delle persone nuove, uno Giampaolo Verga appunto della casa editrice Ateneo del Canavese di San Giorgio e con Renato Campaiola e Mario Bertodo della SMC Record di Ivrea. Insieme abbiamo deciso appunto di realizzare questo lavoro con l'aiuto e la collaborazione naturalmente del coro baiolese, quindi di Amerigo Guglielmo e del Centro Etnologico Canavesano. È un lavoro che consiste in una pubblicazione dove troverete un DVD e un CD, un DVD video di un'ora e mezza e un CD audio con 19 brani del coro baiolese. Allegato a questo, oppure diciamo DVD, meglio allegato al libro, il libro appunto dell'Ateneo del Canavese di 112 pagine dove c'è una prefazione di Gianluca Favetto, giornalista della Repubblica, una mia introduzione, una cinquantina di pagine di Amerigo che racconta come è nato il coro baiolese e il Centro Etnologico Canavesano, le fotografie di tutti i coristi e naturalmente i testi di tutti i canti con tutta l'introduzione di Amerigo. Introduzione ai canti che troveremo anche nel lavoro video dove Amerigo, prima di vedere il coro baiolese che si esibisce, fa una piccola introduzione di chi ha cantato questo canto, dove è stato registrato, dalla storia, diciamo, del canto che lo spettatore andrà a vedere. L'allegria doppia le risate e quindi le ragazze all'interno rispondono a rima, rispondono al tema che viene proposto dai ragazzi dal di fuori, che è sempre un tema sul licenzioso. Allora c'era Gelso Vigna, c'era Guido Camosso, c'era la Nonna Dora, c'erano tante, la Baldina mi sembra, tutte personaggi che il canto e la festa sapevano veramente farla. Buonasera, belle fie, la di la la. Il carnevale piccolino, la di la la. Vi auguriamo uno sposino per la fin del carneva, per la fin del Devo riconoscere a loro la paternità dell'idea. Loro, Ilario e Endri, padroni della sceneggiatura e dell'immagine, si sono rivolti ai padroni del suono, che sono Renato e Mario dell'SMC, e tutti insieme hanno combinato di incastrare anche me. E sono venuti a raccontarmi che cosa volevano fare, perché il mio timore era: fanno una cosa per incensare il coro. E a noi non interessava, perché il coro vive solo perché è vissuta la gente canavesana, perché la gente canavesana ha conservato la sua cultura e noi ce ne siamo occupati a fondo. E loro hanno sposato un po' la nostra idea iniziale di raccontare con il loro lavoro chi è e che cos'è la gente canavesana nel territorio del Canavese. Allora, quando siamo stati rassicurati che il lavoro era un lavoro non di superficie, ma non un lavoro, diciamo così, di lustrini che giravano, abbiamo capito che dovevamo consegnare a questo documento quello che sappiamo sulla storia della nostra gente. L'archivio del centro è aperto a tutti coloro che lo vogliono venire a visitare, per aver conservato queste testimonianze culturali e non secondo aver sempre difeso il territorio canavesano. Consultare i documenti che ci sono. È qualcosa che prende dentro, poi chiaramente ognuno lo interpreta e lo sente a modo suo, chiaramente Guglielmo è lui, no? È stato un po' il motore di tutto questo, però quello che ha detto lui è vero, cioè il materiale del CEC è a disposizione. Noi quello abbiamo fatto, abbiamo preso del materiale
e alla fine io facendo audiovisivo non ho semplicemente fatto altro che fare il visivo, poi l'audio l'hanno fatto nei miei colleghi e abbiamo messo insieme, secondo me con dovere, perché poi noi abbiamo anche un po' il dovere di fare questo, secondo me, di mettere tutto insieme, unire anche la parte scritta e fare un progetto che a 360 gradi vede la storia del canavese fatto da gente canavesana, come lo siamo noi, per il canavese e soprattutto dare ai posteri poi, come si dice, la sentenza. Arriva a toccare il cuore delle persone, attraverso proprio i canti che sono stati il toccasana per il lavoro che noi, che io e mia moglie abbiamo portato avanti. È un lavoro secondo me importante che deve rimanere non soltanto nel territorio, ma che permetta attraverso anche questo lavoro far conoscere quello che è un po' la nostra storia ed è quello anche che siamo noi.